Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio della seconda parte dell'interrogatorio a Francesco Marino Mannoia. Si tratta dell'udienza dell'appello maxiprocesso a Cosa Nostra, primo trongone, tenutasi a Palermo venerdì 5 gennaio 1990. Francesco Marino Mannoia, quando era membro di Cosa Nostra, si occupava della raffinazione della droga. Nella registrazione audio, presente nel video, Mannoia parla di numerosi omicidi avvenuti in Sicilia negli anni Ottanta. In particolare racconta l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro. Il file audio è stato preso da Radio Radicale e fa parte dell'archivio di Radio Radicale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento. In questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo la registrazione audio. Lei, non appena abbiamo fatto cenno al fio ferlito e le ho chiesto dell'omicidio che riguarda proprio l'Alfio ferlito, lei ha detto dell'omicidio di Alfio ferlito c'è stata una collaborazione con i catanesi. Preciseremo in che senso, al contrario del delitto della Chiesa per il quale non ho mai subito sentito alcun ruolo dei catanesi. Per quanto riguarda quella collaborazione del delitto ferlito, lei ha precisato che non si trattava di partecipazione materiale, mi pare che così ha detto. Quindi era intesa in un piano diverso, mentre a differenza per il delitto della Chiesa non ha sentito che si parlasse di un ruolo di catanesi. Non l'ho mai Non l'ha sentito. sentito. Ritorniamo per un attimo Mi allora. riallaccio al discorso che non tutti possiamo sapere tutto di tutti. Sì, Io lei ha non ho mai detto. sentito la partecipazione dei catanesi nell'omicidio della Chiesa. Dell'omicidio dalla Chiesa. Ritorniamo all'omicidio ferlito per un Ho attimo. saputo solo che c'è stato un collegamento con i catanesi in base a fornirgli notizie dei movimenti precisi del carcere di Enna per essere spostato. Tutto qui. Questo, e non ha saputo altro Credo che sia stato fatto nel territorio di Giacomo Giuseppe Gambino, se non prendo errore, perché adesso non mi ricordo Va preciso bene, dove lei ricorda per ora in sono questo momento, col spostato. beneficio del dubbio però, mi dica un poco, e allora passando, dato che dell'omicidio ferlito non mi può dire altro, passando invece all'omicidio della Chiesa, sul quale No, le lei posso dire che si Alfio sofferma. Ferlito era una persona da eliminare perché era molto intimo di Salvatore Inzerillo, di cui ha trascorso la detanza da Salvatore Inzerillo, è venuto anche dentro il laboratorio a trascorrere la detanza, Sì, questo lei ne cioè parla a io proposito degli lavoravo lì, episodi di è droga. stato la detante da Maiocco da Stefano Bontade, era molto intimo con Stefano Bontade, ha avuto dei momenti prima di intimità e poi di contrasto con Nitto Santa Paola. Io in questo contesto Lei posso qui, dire. Nitto Santa Paola, proprio a chiusura si può dire No, quasi no, delle sue dichiarazioni, cioè di non non mi ricordare ricordo, di averlo. può darsi che se lo vedo me lo ricordo, ma non, adesso non mi ricordo Non di ricorda aver avuto confidenza. di averlo conosciuto. Comunque, concludendo sul fatto ferlito, lei ha sentito di questo tipo di collaborazione di cui lei Persona di ora ha cui avevano parlato, molta paura. apprestata dai catanesi, indicazioni catanesi, ma comunque nominativi di catanesi non sono stati fatti. Io non ho sentito e non ho chiesto. Non ha sentito e non ha Non ho chiesto. chiesto. Va bene. Andiamo all'omicidio dalla Chiesa. Omicidio, come dicevo poc'anzi, sul quale lei si è fermato in una pagina delle sue dichiarazioni e premettendo che si trattava di notizie che lei aveva sentito in seno
all'organizzazione durante la sua, la sua detenzione alla nona sezione, sì. Alla nona sezione. Ne avrà poi sentito riparlare quando era latitante, quando evase dal carcere. Non ricordo di aver approfondito. Va bene. E allora, avendo detto lei che non sentì parlare di collaborazione di Catanesi o di interessi di Catanesi proiettati in questo omicidio, ecco, che cosa ha sentito, oltre quello che lei ha detto al Procuratore della Repubblica e che oggi può dire alla Corte, se può fare qualche altra puntualizzazione? Io posso puntualizzare solo questo, che quando è venuto dalla Chiesa, il prefetto della Chiesa a Palermo, era proprio un rompiballe, nel senso che dava fastidio veramente sotto tutti gli effetti, perché conduceva un lavoro veramente impegnativo contro la criminalità organizzata, contro Cosa Nostra, e gli stava molto, diciamo, sulle scatole a quasi tutta la Sicilia, ed è stato deliberato questo omicidio con una certa spavalderia, come infatti ci sono quelle telefonate, quelle cose anticipate, la campagna della Chiesa, questo e quell'altro. Ciò è stato agevolato anche dal fatto che lui non voleva scorta, non voleva niente, e quello che si è sentito, si è anche brindato alla nona sezione dopo l'assassinio della Chiesa e della moglie, perché la moglie non è stata un colpo accidentale, ma bensì è stata sforacchiata più di lui, si è brindato per questo assassinio. E un discorso scaturito e deliberato dalla commissione, di cui si vocificava che erano gli stessi gruppo di fuoco, uomini validi in gamba di Cosa Nostra, che avevano commesso i precedenti omicidi eclatanti di cui Stefano Bontade ed altri. Tutto qui. Quel gruppo di fuoco che lei elenca, sì, io non nella ho mai, dichiarazione. Non ho mai sentito di Catanese, non ho mai chiesto se ci fosse stata, se fosse stata vera o no la partecipazione di qualcuno dei catanesi. Né ne aveva sentito parlare in quel momento, né lei ha chiesto, né mai ne ha sentito parlare in un momento successivo, ma data, diciamo, la sua... No, e non vedo il perché i catanesi dovevano venire qua, o se avrebbe voluto richiedere l'aiuto dei catanesi a commettere un delitto. Vabbè, queste sono delle... No, considerazioni che faccio io, che altri come hanno fatto in senso diverso, in senso contrario. Come Presidente? Queste sono delle considerazioni che altri hanno fatto in senso contrario a quelle che ora lei sta facendo. Lei dice non vedo io faccio le perché. Mie. Io faccio le mie. E appunto, altri, va bene. Gli altri fanno le loro. E va bene, lei mi deve dire più fatti che non considerazioni. Va bene. Io mi posso limitare a quello che a mia... conoscenza di memoria e non altro. Lei di non questo, posso, di non questo... posso aggiungere cose di cui, certo, non so. È appunto per questo dico, infatti, con le, di questo brindisi di cui lei ha parlato, cioè questo brindisi. La gioia, sì, che era stato ucciso. Che lei ha veduto nel volto di chi faceva il brindisi. Ma certamente, Presidente, sto parlando che l'intera nona sezione si è brindato, ma non a champagne come si dice, cose, ma prendiamo delle buste di vino, ubriachiamoci alla faccia della Chiesa, tutto qui. A cui lei ha partecipato? Sì. Quindi per... Cioè partecipato direttamente, nel senso che cosa? Lei... Cioè, io mi trovavo lì quando si brindava. Sì. Io ero detenuto. Sì, ha partecipato, sì, dico, a questo... Presidente, io allora ero un uomo di Cosa Nostra, no, dico... e anche se queste cose erano ripugnate dalla mia coscienza, adesso non mi ricordo, credo che non ho partecipato, ma anche se avrei partecipato erano ripugnate dalla mia coscienza, credere o non credere. No, vabbè, io sto chiedendo a lei di rispondermi, era un particolare, una connotazione, sì, delle tante cose che lei ha detto, perché non siamo stati noi, è lei che ci è ha spiegato mia. Che c'è stata questa, va bene, una, sì, manifestazione di gioia, sì, va bene, per la fine del generale della Chiesa e, sì, ancora più terribile il particolare. Io della non ho mai manifestato dalla Chiesa e, diciamo, come e si del dice, povero agente che era con loro. Ma anche in altre... accidentalmente,
Anche in altre circostanze non è mai manifestato entusiasmo per dei delitti, nonostante io non sono un spirito di santo. Perché anche quando hanno ucciso Mario Presti Filippo ed altri, tutti giocavano a pallone, chi faceva, chi diceva, anche dopo la scomparsa di mio fratello, che ripeto a dire, non parlo di queste cose perché non hanno niente a che vedere in questo processo, e tutti erano gioiosi, continuavano a giocare, fare dire. Anche quel poveraccio, che voglio anche lanciare un messaggio, quel poveraccio di Giuseppe Presti Filippo, che gli hanno massacrato Mario Presti Filippo, lui sappia, perché l'avrà letto le mie dichiarazioni, che a Vincenzo Puccio gli era arrivato il mandato di eliminare, di uccidere lui ad Areana Irpino. E Vincenzo Puccio si è rifiutato. Quando hanno insistito, Vincenzo Puccio ha chiamato a sé, come aiutante, a farsi aiutare Giuseppe Madonia, tutto si è rinviato. Questo povero ragazzo, come gli altri ancora, come suo parente, suo zio Brucia Montagna e gli altri, si illudono che la cosa di Mario Presti Filippo sarebbe stata regolare, che le sue colpe erano eccessive talmente che non si poteva evitare di essere massacrato. Quindi che continuano a illudersi, che scacciano via questo demone che esiste ancora in seno a Cosa Nostra. Sì, quindi ritorniamo un momento all'omicidio dalla Chiesa. Oltre quello che lei ha detto... Ho riferito solo quello che so, Presidente. Oltre quello che le ha detto al Procuratore della Repubblica, e sì, oltre le aggiunte o le precisazioni che ha fatto oggi, non può dire altro alla Corte. In me non ci sono riserve mentali, Presidente. Ci possono essere cattivi ricordi di quello che lei dice, registriamo quello che lei dice, come vede tutto viene registrato per essere fedelmente conforme a quelle parole che lei dice. Non voglio revocare il periodo che ho attraversato grazie a tante persone, quindi anche se il mio stato d'animo è molto turbato, io sono qui e sono abbastanza lucido. Se qualcosa c'è, non è riserva mentale, ma è una confusione mentale o un non ricordo. Solo questo, Presidente. Va bene, va bene. Un completamento soltanto per quanto riguarda quest'ultimo episodio. Lei poc'anzi diceva qualche cosa della moglie del generale dalla Chiesa, la povera signora Emanuela Setti Carraro. Dicevo un particolare, che non è che è stato ucciso dalla Chiesa e un colpo di striscio accidentale è stata colpita la moglie. La moglie è stata massacrata. Ma volutamente? Ma certamente. Perché era stato così stabilito? Era una puttana che si era sposata con un generale dalla Chiesa. Se non si riesce un attimino a pensare con quella mente malefica, con quel demone che regna dentro Cosa Nostra, non si può arrivare a capire veramente la crudeltà. Ma questa espressione così cruda, sì, cruda, dico, è volgare. Oltremodo, io mi scuso con la cosa, è offensiva per la memoria di una nobile donna. Dico, ma non sono parole mie, Presidente. È chiaro, è evidente. Sono parole mie. È evidente questo, che non toglie che l'espressione rimane cruda, volgare. Io mi scuso e con offensiva. La corte e con la memoria di quella donna. Ma lei, dico, l'ha colta in quell'ambiente, parole certamente che venivano pronunciate per offendere la dignità. Per offendere la dignità di quella persona. Ecco, di quella gentil donna. Mi scuso di nuovo, ma non sono parole mie. Sono uscite dalla mia bocca adesso, ma ho detto quello che è stato allora il commento. Sì, sì. Avvocato, se lo può fare, perché stiamo per concludere questo round, va bene, salvo che non abbia un particolare interesse a un'immediata, va bene, donna. Beh, credo che connotazioni semplici la possiamo fare subito dopo, ma ci rimane Zucchetto. E lei ha conosciuto, conosciuto nel senso che si può conoscere una persona anche se si milita in campo opposto, l'agente di pubblica sicurezza Zucchetto? No, non l'ho conosciuto.
ha il ricordo che... Anche se io abitavo a Ciaculla e lui dice che frequentava... appunto, per questo le sto chiedendo, perché conosceva io qualche altra persona di quella zona. Credo il 74, fine 74, ma non mi ricordo di averlo incontrato. Comunque lui era... si frequentava, si conosceva molto bene da ragazzo con Mario Prestifilippo, con Giuseppe Greco Scarpuzzetti. Sì, questo quindi... lei lo ha preso, perché lei lo Zucchetto non lo conosceva. No, non lo conosceva. E da chi l'ha preso di queste conoscenze? Sempre nell'ambito di Cosa Nostra. Cioè era una persona che era molto, molto furbo, molto scaltro, era un investigatore in gamba. Così si diceva nell'organizzazione. Sì. E sui particolari... Ed era padrone dei movimenti, di sapersi muovere a suo agio nella località di Ciaculla. Sì, e dei particolari relativi alla fine dello stesso Zucchetto. Lei questo storicamente avrà saputo che lo Zucchetto... No, non so gli esecutori materiali, Presidente. È stato soppresso nella via Notarbartolo, vicino Collica, quindi sono fatti storici. Accanto a Longo, sì. Che conosciamo tutti, sui particolari relativi, va bene, alla fine non mi ricordo, del perché lo Zucchetto si trovasse in quel posto e giusto appunto andando a cadere sotto i colpi dei criminali che lo hanno ucciso, dico, lei di questo non sa dire nulla? Non ricordo particolare di sorta adesso. Non ricorda nessun particolare. E per tornare a un'espressione sua che ha usato più volte, né ha mai chiesto nulla in proposito? No. Va bene. Mi pare che abbiamo esaurito il... Così, per quanto riguarda le informazioni che la Corte ha ritenuto di dover chiedere all'imputato Marino Vannoia in ordine a fatti che sono oggetto di questo processo, mi sembra che abbiamo... La Corte sta per concludere, lo dico perché se qualcuno dei difensori ha da fare delle domande in ordine agli episodi di cui ci siamo occupati, si accinga, va bene, a farlo. Forse... Se i difensori preferiscono a conclusione, perché la Corte dovrà fare altre domande in ordine ad altri episodi che hanno un taglio diverso. E quindi ve lo dico appunto perché vi sappiate, va bene, regolare. Va bene, allora continuiamo. Va bene. E allora passiamo agli episodi del vediamo se io soltanto un attimo, va bene, di sospensione, che prepariamo un secondo round che non sarà lungo e quindi poi potete eventualmente, va bene, fare le vostre domande. Un po' di silenzio, riprendiamo. Lei ha conosciuto Maurizio Loverso, Giovanni Fallucca, Giacomo Sparacella e Domenico Ingrassia? Spiace, me le dica uno per uno. Maurizio? Maurizio Loverso. Loverso. Giovanni Fallucca, Giacomo Sparacello e Domenico Ingrassia. In questo momento così non mi... Non le dicono niente. Se questi... qualche fattore storico... Non le dicono niente. E delle persone che furono, diciamo, coinvolte in una rapina a Figarazzelli, posta, ma non le dice niente questa. No. Mi pare che di Gino Tagliavia ne abbiamo Ginetto. Sì, ma per quell'episodio riguardante quel lontano... Ne abbiamo parlato della ragione della uccisione? No, non so niente. Non so niente.
dell'omicidio di un certo Orazio Fiorentino. Io ho detto poco fa, mi scusi Presidente, che sono stato alla settima sezione, rinchiuso, che eravamo 10 persone, tutte uomini d'onore, eccezione di mio padre. E c'era Pietro Senapa e Giuseppe Spataro, Francesco Spataro, non il figlio di Masino, il figlio di Pino. E mi raccontavano una miriade di omicidi da loro commessi. Io non so dire le bugie, dico la verità per quella che è la mia verità. Poi spetta a voi giudicare quale che sia la verità o quale sia la cosa. È così, così deve essere, sono Presidente. Certo, rappresentiamo lo Stato. Dunque. Quindi qualcosa mi dice questo tagliavia, però non posso essere preciso. Perché non mi interessava registrare nella mia mente i particolari o i ricordi di queste, chiamiamole così, fatti di comune amministrazione. Sì. E allora vediamo, l'omicidio di Orazio Fiorentino, le dice qualche cosa questo nome? Orazio Fiorentino. Si inquadra nella stessa, credo nella stessa situazione del Corso dei Mille, nella stessa inquadratura di cose. Ma non sa dire nulla, signor Di. Il soggetto ricorda un Orazio Fiorentino? No, come soggetto no. No, va bene. Io ricordo di averne sentito qualche accenno di queste situazioni da parte, di Spadaro, di Giuseppe Spadaro. Credo di ricordare, ma crede. Non posso essere sicuro. E un individuo che si chiamava Giuseppe Finocchiaro, ha un ricordo? Come? Giuseppe Finocchiaro, un fatto avvenuto in via Messina Marina nel settembre dell'81, non le dice niente questo nome? Non mi ricordo però, Presidente. Ha conosciuto un individuo che si chiamava Francesco Patricola? Sì, era uomo d'onore di Corso dei Mille. E della fine di questo Francesco Patricola può dire Ciccio Patricola. Francesco Patricola. Della fine può dire qualche cosa? Ecco, siamo sempre là, Presidente. Credo di aver saputo qualcosa da Giuseppe Spataro. Ma il qualcosa che ha saputo... Qualcosa come a livello di esecutore, Presidente, ma io quando non sono preciso, quando non ricordo esattamente il contenuto, cerco di sorvolarci sopra. Cioè non ha più, non ha interesse ad apprendere... Conoscevo personalmente Francesco Patricola. Che soggetto era? Contrabbandiere di sigarette. Era un vecchio uomo d'onore di Corso dei Mille. E contrabbandiere di sigarette. Volevano che suo figlio, che lui, indicasse la località, cioè che portasse, volevano parlare col figlio. Quello da vecchio Stefano, mi pare, figlio Stefano. Perché era intimo con Salvatore Contorno. Quello da vecchio uomo d'onore, e cose assurde, poteva mai indicare dove che si trovava il figlio. Cose assurde. Questo è il contesto. Sì. Agostino Calabria, lei l'ha conosciuto? Sì, uno che aveva il bar in Piazza Scarpa. Che soggetto? Di questo si diceva addirittura che era confidente, perché anche sul caso mio raccontava Calzetta, si è interessato, perché io frequentavo quel bar lì, e si vocificava che era confidente dei carabinieri. Ma di particolare... Non sa nulla. Anche se a me non mi risulta se era confidente o meno. Ma io non... Lo sentiva dire? Si è sentito dire. Si è sentito dire. Lui anticamente lavorava con le contrabbando di sigarette, con i capiote, gente del capo cosiddette, capiote noi dicevamo, gente del capo. Questo? Sì. Bene. Senta, Rodolfo prima Buscemi... Prima di entrare all'Amat e prima di aprirsi il bar in Corso dei Mille. Al capo era il suo... No, lavorava con le sigarette, con gente del capo. Sì, insomma diciamo, aveva rapporti con questi che lei chiama capiotte. Che una volta gli hanno rubato un camion di sigarette, Pietro Vennengo, Salvatore lo preste, Pietro Fascella ed altri, anticamente, pallono. Di fatti antichi. Una quindicina, 18 anni fa. Rodolfo Buscemi e Matteo Rizzuto, lei li conosceva? Rodolfo Buscemi. Matteo Rizzuto.
Rodolfo Buscemi credo che sia quello Ricciolino. E vediamo quello se lei può dire qualche cosa. Non conosciuto di avere confidenza. Sentito dire. Così, averle viste qualche volta fosse a Sant'Erasmo, così. Non ci avevo confidenza. Antonino Migliore? No, non ci avevo confidenza. Non è un nome che le dice... Comunque questo è il Rezzuto, credo che sia questo... E mi dica una cosa, dell'episodio nel quale rimasero uccisi due personaggi che non avevano rapporti tra di loro, ma che si trovarono, va bene così, coinvolti per un caso nella stessa donna, Carmelo Lo Iacono e Antonino Peri, ne ha sentito... Lei parlare? Carmelo Lo Iacono, un soggetto che mentre veniva portato in macchina in una certa località, in un certo posto... Ha cercato di opporre, ci hanno sparato nella macchina... Poi è avvenuto un fatto... Così che la macchina entrò in collisione con altra, fu inserita... Questo ne ho sentito parlare al 100% Nino Marchese, è stato questa situazione. Sì, ma è sentito. Se si riferisce a questo discorso. Sì. No, è un pazzo di catene. Si figura che durante la mia latetanza io ho appreso... Infatti... Antonino Marchese. Ho appreso durante la mia latetanza che lui si è fatto indicare... da un uomo d'onore della famiglia di cui appartenevo io, un certo Giuseppe Calasciberta, dove si trovasse Andrea Raccardi, per individuare dove si trovasse, è sceso dalla macchina senza dire niente, a quello ci è andato a sparare e è salito nella macchina. Quello è rimasto come uno scemo, il Calasciberta. Cose che non riguardano questo processo. Comunque, nell'episodio che io... Sì, al 100%, se l'episodio della mini minor, di quella macchina che poi stessa hanno sparato un altro lì, al 100% lui... Ma al 100% che significa? È sempre... Sì, che lui se ne vantava di questa situazione. E lei ha sentito vantarlo però, oppure... Sì, in compagnia anche di Vincenzo Puccia se ne vantava, a un pazzo di catene. Sì, e dicendo che aveva che cosa aveva detto? Che aveva sparato bene? Sì, aveva sparato a quell'altra macchina che credo l'avevano sfiorato, tamponato, e a quello non ci rompere, e l'hanno inseguito e l'hanno sparato. Hanno sparato. Tutto qui. E questo per l'individuo che era in quella macchina inseguita o inseguitrice, sì. Che poi... Ma è per l'altro soggetto, quell'altro... L'hanno sparato nella macchina. Adesso non mi ricordo chi c'era con loro. Se c'era, no, adesso non mi ricordo chi c'era. Comunque l'hanno sparato nella macchina perché quello stava tentando di scappare. L'hanno sparato nella macchina stessa. E lei questo da chi l'ha sentito? Che personalmente da lui, da Nino Marchese, in compagnia di Puccio e di altri che adesso non mi ricordo, ne potrei nominare tanti. Cioè in compagnia nel senso che questo Marchese la dichiarazione mentre era presente Puccio? Sì. Questo lei intende dire in compagnia di Puccio Vincenzo? Sì. Quindi lei dal Nino Marchese ha preso questi particolari. Sì. Lei un soggetto che si chiamava Ragona Pietro. A volte il nome non mi dicono granché. È uno che aveva vicino una stalla nel fondo Cannonito, nella zona di Corso dei Mille, fatto del luglio dell'82. Pietro Ragona. Uno che probabilmente era quello che era le dipendenze di quel giovane marchese Gregorio, un marchese... Lavorava nell'officina di Gregorio Marchese? O meglio, aveva insomma ferro vecchio, cose di... No, non mi ricordo niente. Non ho particolare di ricordo. Non ha particolare.
conosciuto Gaetano Scalici? Quello che vendeva gli aceti. Quello che aveva il deposito di prodotti chimici. No, conosciuto no, quasi qualche volta di vista così, perché di fronte ci abitava, almeno, Lillo Tenerello, sarebbe il cognato di Carmelo Zanco. Almeno se è quello che di cui ma lei non, no, lei non lo ha conosciuto questo di vista, dice. Con questo per il passato credo che gli forniva anche qualche cosa a Stefano Bontade dei prodotti chimici che a Stefano Bontade servivano per sì, a volte c'erano delle necessità e lui gliele favoriva anche questo, è un altro benvegna poi. Per fatto agricolo questi prodotti chimici? Sì. Per essere impiegati in agricoltura, cioè, o in altre attività? No, questo anche acidi faceva, vendeva, anche per la lavorazione della morfina. Questo? Sì. Cioè lui era consapevole che questo... No, questo non lo so, Presidente. Cioè molte persone si rifornivano da lui di acidi che servivano per la lavorazione... No, non sto dicendo molte persone. Soggetto di Stefano Bontade. Lui, Stefano sì. Bontade, si serviva... Sì, a volte per delle cose per pulire la piscina, non so che cose, e a volte anche per gli acidi che servivano per la trasformazione della morfina. Ecco. Ma io non lo conoscevo. Non lei non lo conosceva, questo Gaetano Scalici. Di Giovanni Benfante ne abbiamo parlato perché era il padre di quel ragazzo, di che quel si è ragazzo, la... sì, quello che ebbe la questione, sì, con... sì, no. Sì, e questo ne abbiamo parlato e non c'è altro. E Marino Mannoia, la Corte vorrebbe avere qualche informazione, quello che lei è a conoscenza, si intende in ordine ad alcuni imputati, alcuni soggetti. Ora io le farò qualche domanda e lei mi risponderà, se è in grado, va bene, di rispondere. Lei ha parlato di Abate Giuseppe. Sì. Non ha parlato di Abate Giovanni. Lei sa di Abate Giovanni? Se lei mi elenca il nome così, io lo posso dire. Abate Giuseppe, Abate Giuseppe, rappresentante di Rocella. Abate sì. Giovanni, un onesto lavoratore, non era uomo d'onore, era niente. Abate Giovanni, sì. Un onesto lavoratore e non è uomo d'onore. E non è uomo d'onore. Mentre il fratello era rappresentante di Rocella, un vecchio uomo all'antica di Cosa Nostra, che sapeva rispettare certe regole, sempre tra virgolette dicendo Cosa Nostra. Invece Abate Giovanni, anche se da loro avevano una base operativa, perché partivano sempre di lì da quando dovevano commettere certe regole. Abate Mario di Salvatore. No, Abate Mario dovrebbe essere quel Mariuzzo Abate, quel ragazzo imputato per quell'attentato bomba lì. E Abate Mario che... No, non lo conosco di vista per averlo visto qualche volta qua, ma non è un uomo d'onore. E non credo che c'entri niente in quell'attentato della metà. Benante Michele? L'ho conosciuto sia a Palermo sia a Cacciare di Castelbuono e di Teramo, ma è un trafficante di droga, non è un uomo d'onore. Adelfio Corriere di droga. Corriere di droga. Sì. Adelfio Francesco? Ex sotto capo e adesso uomo d'onore di Villa Grazia, di cui ho già parlato. Sì. Adelfio Giovanni è stato estromesso da sottocapo perché è stato arrestato in compagnia di un amante. È rimasto uomo d'onore, è stato estromesso dalla carica di sottocapo. Adelfio Mario il nipote, uomo d'onore di Villa Grazia. Adelfio Mario è genero di Nino De Simone. Di Nino De Simone. Sì. Adelfio Salvatore? Il padre. E che cosa mi dice di Adelfio Salvatore? Lei parla del padre, dico, Adelfio, uomo d'onore. Adelfio Salvatore di Salvatore, padre, nato padre, nel 26. Uomo d'onore, sì, uomo d'onore di Villa Grazia. Lei di
Agata Mariano ha detto qualche cosa. Sì. E Agata Mariano lei l'ha conosciuto? Sì, certamente. Sì. Che rapporti ha avuto con lui? Ottimi rapporti. Sì. E che cosa mi può dire, oltre quello che ha detto? Mi posso alla dire che è rappresentante di Mazara del Vallo, che è molto intimo con Giuseppe Giacomo Gambino, Bernardo Brusca, e di quella corrente, diciamo, che adesso chiamiamola dominante, che adesso chiamiamola vincente. Quindi si riporta a quello che ha detto, sì, sì, al procuratore della, sì, Repubblica. Di Alberti Gerlando. Sì, l'ho conosciuto molto bene. Com'è? L'ho saltato. Ah sì. Alaimo Rosolino, lei lo ha conosciuto? Rosolino? Alaimo, è uno del. Ma è il costruttore. È uno costruttore della... del Costo dei Mille. Costruttore del Costo dei Mille. A Caltanissetta. Però ha costruito in Corso dei Mille. È probabile. È anziano, su 60 e qualche cosa. Diciamo che siamo sui 50. Sui 50. Mm. Rosolino Alaimo. Non la presenta bene. No, se è quello che dico io, è stata solo una vittima di Filippo Marchese, se è quello che dico io. Va bene. Ah, Rosolino Alaimo. Rosolino. Io parlavo di Ignazio Alaimo. No, e io le ho detto infatti Caltanissetta. No. Alaimo, Rosolino. Ha detto anche l'età. E ha detto, no, io pensavo a quel Ignazio Alaimo, costruttore. Va perciò bene. Comunque non l'ha presente. Mentre lei diceva Rosolino. Alaimo Rosolino. Alaimo Rosolino, di che anni? Che una 50, diciamo oggi 50. E tra l'altro, ve l'ho detto, nella zona di Caltanissetta. Presidente, non vorrei che sia quello che ha i baffi. No, è vero. Beh, io per la verità se abbia i baffi proprio. No, comunque, andiamo avanti. Proprio non me lo ricordo. Andiamo avanti. Se anche mai l'abbia saputo. No, se è quello che ho visto qualche volta io, per questo intendevo. Alberti Gerlando, sì, quello nato nel 27. Sì, quindi... lo conosco bene. È un uomo d'onore, per un periodo è stato anche consigliere di Porta Nuova. È stato consigliere? Per un periodo è stato consigliere anche della famiglia di Porta Nuova, di Pippo Calò. Comunque lei ha fatto riferimento nella sua dichiarazione di questo Alberti Gerlando, ci riporta a quanto ha dichiarato. Mi ricordo tutto. Alberti Gerlando il giovane. Non è uomo d'onore. Lo conosce? No, credo di no. Se l'ho visto qualche volta di sfuggita. E lei dice... ho conosciuto un altro nipote di Gerlando Alberti, cioè chi? Tonino, credo. Ah. Tonino Alberti. Tonino, sì. Tonino Alberti. Credo che siano fratelli con l'altro Gerlando. Ho capito. E Alfano Paolo, detto Pietro Zappone, sì, lo conosce? Lo conosco, sì. Che cosa mi può dire di Alfano Paolo, detto Pietro? Ma non so quello che lei vuole sapere, è un uomo d'onore di Corso dei Mille. Ma sa di sue implicazioni in è uomo d'onore, è stato lei dice di averlo conosciuto, sì, come lo ha conosciuto molto. Come? Come lo ha conosciuto? Ma sono tantissimi anni che lo conosco. Lui è divenuto uomo d'onore però durante la mia carcerazione all'80, all'82, all'83. Lo conoscevo da prima, l'ho conosciuto dopo. Lo conosco benissimo. Lo conosce bene? Sì. Mi riallaccio poi quanto riguarda Paolo Alfano, che è quel contesto che ho già dichiarato. Sì, sì. Sì, sì. Io qui posso dire quanto concerne questo processo, che è estraneo alla raffineria di Via Messina Marina. È estraneo alla raffineria, Di Via Messina Marina. Di Via Messina Marina. È verbalizzato nel mio sì, contesto. Sì, vabbè, questo e ciò qua seguo fedelmente le sue indicazioni. Dunque, estraneo alla raffineria di Via Messina Marina. Via Messina Marina. Sì. Cioè, in pratica, lei nel dire estraneo... Lui è andato solo ad avvertire a Nicola Di Salvo, perché aveva un bell'inattico che stava così. Sì, ed è quello che lei, va bene... Appunto, mi riporto è quello fedelmente che lei a quello ha che ho detto. Dichiarato. E Alioto Gioacchino
No, lo conosco così, ma non è né uomo d'onore, credo un ragazzo latruncolo, rapinatore, comunque non è uomo d'onore. Non è uomo lo conosco d'onore. Così per averlo visto qualche volta. Sì. Credo che sia parente di Faia o Faia. Comunque latruncoli, non sono... Amato Federico, costruttore che... Alta Donna mi pare che ha cose di... è uomo da poco. Chi? Amato Federico. Che si intende dire lei dicendo uomo da poco? Un costruttore di cui è stato in società, e ci sono stato anch'io e i Vernengo in società. Costruisce per conto dei Vernengo. Anselmo Vincenzo, mi pare che ne abbiamo parlato ieri perché... Sì, solo quello che io l'ho detto sì. Ieri. Arcoleo Vincenzo. Non è uomo d'onore, è anche parente di Faia questo, un ragazzo che... E non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore, rapinatore. Argano Filippo. Argano. Argano Filippo. Sì, uomo d'onore. Prima era capodicina di Corso dei Mille. Lei lo conosce? Sì, personalmente. E Argano Gaspare? Non è uomo d'onore. Argano Gaspare è fratello di Argano Filippo. Fratello, sì. Argano Gaspare non è uomo d'onore. Era, nel dire non è uomo d'onore, intende dire anche che era estraneo, va bene, sì, sì, sì. Non si occupava di... Non mi risulta niente. Di Argano Gaspare. Sì. Bagarella Calogero credo che sia scomparso nella strage di Viale Lazio. O parla per Leo Luca. Bagarella Calogero. Bagarella Calogero è scomparso nella strage di Viale Lazio. Se quel fratello di Luca Bagarella. Bagarella Calogero fu salvatore del 35, quindi siamo sui 55. È morto durante la strage l'attentato a Cavataio. Bagarella Leo Luca, lei lo ha conosciuto bene? Sì, lo conosco da molti anni. Lo conosco da molti anni. E di Bagarella Leo Luca che cosa mi può dire? Credo che ho parlato sia del... Allora si riporta a quello che già ha detto. Del colonnello Russo, sia del... Mi riporto a tutto quello che è scritto lì, Presidente. Se poi lei ha qualcosa in più da chiedermi... No, io appunto ne faccio queste domande per sapere se lei... ha qualche cosa in più. No, a me fa piacere che lei faccia queste domande perché per sapere se lei ha qualche cosa in più. In me non c'è spirito di vendetta niente. E man mano che lei me le elenca tutte, io gli dico tutte quelle che non sono uomini d'onore, perché non è giusto che paghino persone che non c'entrano niente, nel senso che non sono inserite nell'organizzazione. Baldi Giuseppe. Questa è la mia verità. Baldi Giuseppe. Uomo d'onore della famiglia di Portanuovo. E Battaglia Antonino? Nessuna dei due battaglie è uomo d'onore, per motivi familiari. Né Battaglia Antonino né Battaglia Giuseppe. Però Battaglia Giuseppe è molto vicino a Graviano. Chi? È molto... Battaglia Giuseppe, l'ho conosciuto personalmente e coinvolto anche, parlo che non ha niente a che vedere con questo processo, in altre situazioni, è coinvolto con me in traffico di stupefacenti. In altre situazioni. In altre situazioni. Ma lei poc'anzi dicendo che non sono uomini d'onore per motivi familiari, che intendeva dire? È meglio sorvolare sopra. Perché? Lei l'ha detto, ci precisi il concetto. Non è, c'è qualcosa nel quanto concerne familiarmente che non li può portare a divenire uomo d'onore. Non intendo precisare particolari di sorta, Presidente. Si limita a dire che non sono uomini d'onore, ma non ci vuole dire in che cosa consiste l'ostacolo a che fossero uomini d'onore, va bene? Lei dice motivi familiari. Motivi familiari. E non vuole aggiungere altro. No, così vale per Salvatore Rotolo. Mentre per Salvatore Rotolo, anche se è un po' diversa la cosa, è anche per motivi familiari. Sì, Salvatore Rotolo infatti è detto che non era... E fedelmente, per come ho detto, perché il Rotolo dico per Battaglia. Non voglio aggiungere particolari. Non vuole aggiungere non particolari. Non voglio toccare l'intimo delle persone, pubblicamente. Lei ha conosciuto Bellia Giuseppe, che come? È di altra zona della Sicilia.
Non ho capito. Bellia Giuseppe. Bellia. Uno di Catania. Che no. Non mi ricordo. E... 134, vabbè, biondo Salvatore, niente, Visconti Antonino, secondo anni, Visconti Antonino, ah. Sono in palla dei fratelli Visconti. Visconti, sì, Visconti solo, Antonino. Solo Ludovico è uomo d'onore. E Visconti Ludovico fu solo Pietro. Ludovico è uomo d'onore. Visconti Antonino il non lo è. Il fratello non è uomo d'onore e neanche il figlio di Ludovico Visconti. Cioè Pietro, il genero di Giovanni Teresi. Visconti Pietro di Ludovico, che non è uomo d'onore. Cioè il genero di Giovanni Teresi Pacchione. Non Buon anno Armando, ne abbiamo parlato sì. Ieri dicendo che insomma quasi certamente non è più in vita. Io insisto a dire il 100%. Buon anno, va bene, sì. Io parlo, Presidente, poi lei... Buon anno Francesco. Non lo conosco. Non lo conosce. Buon anno Luca. Luca Balanno, lo conosco di vista, però non è uomo d'onore, discende dai Ciaculli. E non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. E questo è di fuori Palermo, Bonica Marcello, l'ha sentito dire? Non mi dice niente. Non le dice niente. Bono Alfredo. Sì, lo conosco. Lo conosce. Lo conosce nel senso che sì, ha lo avuto conosco bene. Rapporti con lui? Rapporti di amicizia. Rapporti di amicizia. Che risalgono a quando? Ma io la prima volta che l'ho conosciuto addirittura è stato a Napoli, in casa di Michele Zazza. Lei... Ancora io non ero uomo d'onore. Lei di... In quel periodo io camminavo con Stefano Giaconia. Comunque, è uomo d'onore. Lei a Bono Alfredo e Bono Giuseppe sì. Fa un cenno nelle sue dichiarazioni soltanto, va bene, in una pagina. Sì. E vorrei sapere se, oltre quello che ha detto, è la pagina nella quale lei menziona... Sì, scusate. E la pagina nella quale... La composizione delle famiglie, sì, Presidente. Proprio così. Sì. No, stavo cercando sì, il punto proprio preciso, ecco, rappresentante e capomandamento Bono Giuseppe, ne fanno parte anche Bono Alfredo. No, ho errato lì, perché Bono Alfredo è della famiglia di San Giuseppe Iato. Bono Alfredo è della famiglia di San Giuseppe Iato. Di San Giuseppe Iato, e Bono Giuseppe? Bono Giuseppe è di Bolognetta. Bolognetta. Sì, lei a Bono Alfredo e Bono Giuseppe si riferisce soltanto... In questa pagina non dice altro. Non ho altro da dire. Non altro da dire su. Non conosce null'altro della loro attività. Non ha particolari specifici. Non ha particolari sui due Bono. Sì. Un'amicizia, basta. Amicizia e nessun rapporto. Amicizia di più con Alfredo che si è creata durante il carcere e qualche volta ci siamo visti fuori. Anni e non ha altro passati. Da dire oltre questo. Ma lei mi chieda cosa vuol sapere lei? No, io voglio sapere se oltre le menzioni che lei ha fatto degli stessi nella sì. Dichiarazione che ora ho richiamato, se lei sa qualche altro Presidente, particolare. Io quando qualcosa di specifico va bene. Che mi sorviene in mente, va bene, io la va dico bene. Sì. Bonura Francesco. Sì, lo conosco. Sotto capo di uditore. Sotto capo di uditore. E così è stato richiamato, infatti. Brazzò Giuseppe. Come? Brazzò Giuseppe. Brazzò. Brazzò. No, niente, nonno. No, non mi dice. Va bene. Brunzini Alessandro, sì, mi sembra che si occupa di pittura. Sì, sì. C'è stata anche la recente sì, una mostra. Lo conosco, sì. Non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Però ha avuto una lunga militanza insieme a Pippo Zanca nell'ambiente milanese, cose. Però non è uomo d'onore. Ma di questa militanza e di questa frequentazione dell'ambiente milanese lei conosce qualche particolare? Cioè a Milano, a Torino credo che frequentassero. Comunque lo conosco solo così, non c'ho particolare. Non c'ha particolare confidenza? No, non particolare
conosciuto in carcere e conosciuto qualche volta anticamente con Carmelo Zanca, quindi parlo di una quindicina di anni fa. E adesso negli ultimi anni, dall'80 in poi, ci siamo frequentati in carcere, perché 80-81 credo che lui sia stato arrestato, non mi ricordo preciso quando, ci siamo frequentati in carcere. Le posso dire al 100% che non è uomo d'onore. Di quel Bruno Francesco, anche lui per motivi, ne abbiamo parlato a proposito dell'omicidio di Gallina Stefano, e lei ha detto che il nome di Bruno Francesco non le diceva proprio nulla. Presidente, se ci fossero fotografie e cose, potrei essere più, ma no, per il momento non mi dice niente. No. Brusca Bernardo, lei sì, lo ha conosciuto? Lo conosco, sì. 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 E Brusca Bernardo... Lei... Ho detto che si alternava con Antonio Salamone, l'effettivo capomandamento di San Giuseppe, e lo ha ripetuto e anche poi stamattina. È subbenciato lui, anche se adesso è subbenciato il figlio dopo gli arresti domiciliari, Giannuzzo. Comunque lei già ne ha parlato di questo Brusca Bernardo e si richiama a quanto ha detto al procuratore della Repubblica. Sì. È Brusca Giovanni. Sì. Uomo d'onore, che adesso ha preso il posto del padre. Ha preso il posto del padre. Buffa Francesco. Fratello di Vincenzo. Buffa Francesco, sì. Non è uomo d'onore. Buffa Francesco di Giovanni. Non è uomo d'onore. E Buffa Vincenzo. Uomo d'onore, però è stato posato per un periodo di tempo. Attualmente è stato posato. Da parecchi anni. Da parecchi anni è messo da parte, cioè... È stato posto fuori famiglia. È stato posto fuori famiglia. Anche se ha avuto qualche incarico delegato, anche, nonostante durante la sua estromissione, posatina da Cosa Nostra. Ma non sono cose che riguardano questo processo. E Buscemi Salvatore, che è un imprenditore edile... Se è quel Buscemi che dico io... È cognato di Bonura Francesco... Buscemi Salvatore. Io conosco un Buscemi Salvatore che è rappresentante di Passo de Rigano, che ha preso il posto di Salvatore Inserillo. Buscemi Salvatore. Dovrebbe avere 50 anni, una cinquantina d'anni. Sì, ha proprio una cinquantina di anni. Sì. Lei di Buscemi Salvatore ha detto nella... È coinvolto in altre situazioni che non riguardano questo processo. Calamia Giuseppe. Sì, uomo d'onore. Lei lo conosce? Sì, perfettamente. Sì, e ne parla soltanto in questo senso, perché lei ne parla e solo in questo una ne posso sola parlare, volta. Perché solo in questi termini ne posso parlare, perché mi ricordo non c'è niente. Calò Giuseppe. Sì, lo conosco bene, rappresentante del capovandamento di Porta Nuova. Lei ne ha parlato diffusamente per quelle notizie che si leggono nella dichiarazione che ha reso. Oltre quelle dichiarazioni rese al procuratore della Repubblica, su Calò Giuseppe può dare altre notizie? Io stavo cercando di darle, ma lei mi ha bloccato ieri perché non fanno parte di questo processo. E noi vorremmo sapere notizie che riguardano proprio questo processo, e lei allo Stato almeno. Allora lei mi elenchi qualche cosa? No, io... Cioè mi dica chiesto, in merito a quale riguardo? Sì, ai fatti va bene che sono oggetto di questo processo e che possono riguardare il traffico di droga come sì, le associazioni... È lì. Allora, quello che quello lei che ha... si riallaccia al 79. Quello che lei ha dichiarato sì, al procuratore della Repubblica... Sì, sì. E per quanto riguarda il... Sì, la sua, diciamo, il suo ruolo nell'ambito della commissione sì, e gli addebiti più gravi che sono stati mossi, va bene, al Calò Giuseppe. Sì. Lei che cosa mi può dire? Io non so quali addebiti gli sono stati mossi in generale. Dunque, e allora, insomma, gli omicidi dei quali è stato chiamato, va bene, a rispondere e che hanno avuto comunque... Io posso che dire avuto... che posso confermare che è membro della commissione e di quei rapporti che ci ho avuto io. Questo posso confermare, Presidente. Qui lei dice
Faceva parte della commissione? Parte della commissione. E poi fino a quel che mi risultava, fino a prima della mia collaborazione. Fino a prima della sua collaborazione. E per quanto riguarda, va bene, il fatto che si trova detenuto, perché... Come? Che vuol dire, Presidente? Dico, lei si riferisce a quale periodo? Faceva parte? Sì, fino a quando mi hanno arrestato, ha capito bene il consigliere. No, appunto. Fino a quando non ho chiesto di collaborare. Fino a quando? Io ho detto che quando si riunisce la commissione, sì, a volte lei mi ha detto, ma può succedere che qualche membro della commissione non, sì, si possa trovare per eventuali, esatto, motivi. Certo, la commissione non è che aspetta un altro se detenuto o meno, si riunisce per deliberare la maggioranza delle persone presenti, quello che devono deliberare, e poi informeranno la persona di cui è assente, in questo caso per motivi carcerari. Quindi l'importante è che ci sia la maggioranza. Non può certo partecipare attivamente, ma naturalmente è come se fosse presente, fisicamente presente. Quello che lei diceva ieri, sì, lo si informa dopo. Altrimenti, se non gli sta bene, si dimette dalla commissione. Ma dimettersi dalla commissione significa che per lui il destino gli attende brutte sorprese. Quindi tacito accordo. E così vale che, come il discorso associazione di stampo mafioso, che dice qualcuno che è sospeso o viene a venir meno durante la detenzione, io vi posso elencare le persone che sono state combinate in carcere e altre situazioni di cui abbiamo parlato che sono scritte nelle mie dichiarazioni lì. Dichiarazioni quelle che lei ha reso, appunto, sono state confermate. Campanella Attilio. No, conoscevo Carlo Campanella. Campanella? Carletto, Carlo Campanella. Carletto. Calogero, detto Carletto. Consigliere della famiglia di Catania. E l'ha conosciuto come? In carcere. Credo nell'82, credo. E che cosa mi sa dire di questo? Pochissimo. Che l'ho conosciuto, mi è stato presentato in carcere, l'ho conosciuto e sapevo che era consigliere della famiglia di Catania. C'era in carcere. E durante nella nona sezione era durante la detenzione stata, credo con un certo e durante la detenzione continuava ad avere i rapporti con l'esterno, i rapporti nel senso che lei ha chiarito poc'anzi, cioè continuavano i vincoli. Questi sono fatti suoi che io non so. Non sa. Camporeale Antonio. Ma che si mantengono i rapporti, l'ho finito di dire adesso. Non cessa mai l'uomo d'onore di essere uomo d'onore finché vita avrà. Va bene. Solo può cessare o col pentimento o con la morte. O con la morte. Queste sono, sì, le mie parole, poi lei le valuterà il contenuto. Va bene. Cancelliere Domenico, lei lo ha conosciuto? Sì, è il figlio di Nicola Cancelliere. Sì. Ce n'è uno che è uomo d'onore, perché sono due fratelli. Sì, Cancelliere Leopoldo e Cancelliere Domenico. Sì, lei chi è? Domenico è uomo d'onore, quello più alto. E Cancelliere Leopoldo non lo è? No. Ma lei... Non vorrei fare confusione, Presidente, se le vedo... Va bene, se comunque le vedo, lei riconosco. Dice... Se le vedo, riconosco. Lei dice quello che è stato detenuto a Ciane con me non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Mentre l'altro è uomo d'onore. È uomo d'onore. Dire è un bravo uomo, dico sempre tra virgolette, perché in qualsiasi momento è chiamato a commettere o a partecipare o assistere a una determinata situazione di una certa gravità e deve, per forza deve essere disponibile a tutti gli effetti. Ecco perché dico un bravo uomo tra virgolette di Cosa Nostra. Certo. Casella Giuseppe. Casella, cioè, sarebbe Giuseppe, fratello di Antonio. Casella Giuseppe. Sì, potrebbe essere proprio così, sì. Non è uomo d'onore. Casella Giuseppe non è un uomo d'onore. E Castellana Giuseppe? Io non mi ricordo di conoscerlo bene a Castellana Giuseppe, però so per sentito che è uomo d'onore.
Credo che sia parente di Michele Greco. E lei? Non mi ricordo adesso se lo posso riconoscere, non mi ricordo. Però che sia un uomo d'onore è certo. Ma non lo conosce bene? Non mi ricordo, può darsi di sì. E Castiglione Francesco? No, non è un uomo d'onore. Ma lei lo conosce questo Castiglione Francesco? E Castiglione Girolamo? Castiglione è sempre, credo che sia imparentato anche sempre con quel Faio. Castiglione Girolamo, che è della zona di Brancaccio. Sì. E lei lo conosce questo Castiglione Girolamo? Credo che sia un ragazzo sui 35 anni. Cioè, beh, diciamo che sì, questa ma non è, non è un uomo d'onore, un ladruncolo. Un ladruncolo. Sì. Sì. Catalano Onofrio? Onofrio catalano. È di Bagheria. Di Ciminna? Di Ciminna, non credo di conoscerlo, non mi ricordo però. E Catalano Sal... No, questo l'abbiamo... è andato via, sì. Quello è inutile. Chiaracane Giuseppe? Sì, uomo d'onore di Costo dei Mille. E Chiaracane Salvatore di Giuseppe? Chiaracane? Salvatore. L'avvocato. No, scusi, io quando lei ha detto quella... Chiaracane prima, Giuseppe. La prima parola ha detto, il primo nome ha detto lei come? Chiaracane Giuseppe. Giuseppe Chiaracane? Sì, è anziano abbastanza. Cioè, appunto, era il vecchio rappresentante di Corso dei Mille. Il vecchio rappresentante. E Chiaracane Salvatore? L'avvocato, è un uomo d'onore, sì, della famiglia di Corso dei Mille. Chi era Vittorio, inutile domandare. Cillari Antonino, come? Lei lo richiama solo una volta, Cillari Antonino, nella composizione credo. Non è uomo d'onore, il fratello Gioacchino è uomo d'onore. Il fratello Gioacchino lo è. Sì, e nella famiglia di Portanuovo. Capito. E Ciriminna Salvatore? Credo che sia fuori famiglia, era ex rappresentante del borgo. E fuori famiglia? Per quel che so io. E Ciulla Cesare e Ciulla Giovanni? Io li ho conosciuti in carcere. E non sa nulla di questi? E quello che è stato ucciso era uomo d'onore, l'altro non mi ricordo, non ci ho avuto confidenza. E Ciulla Giuseppe e Ciulla Salvatore? No, no, non li conosco tutti questi fratelli. Questi Ciulla non ci ho confidenza. Clemente, questo qua non vale la pena, ma Colizzi, Condorelli, questo è di Catania. Condorelli Domenico, di sì, Catania. Sì, uomo d'onore di Catania, Domenico. Ma lei lo ha conosciuto? Sì. L'ha conosciuto per che cosa? Carcere. In carcere. In carcere. Non perché abbia avuto con lui relazioni. In carcere. Contorno Antonino ne ha parlato, Contorno Salvatore ne ha parlato, Coppola Giacomo. Sì, uomo d'onore. Di Partinico. No, di... Mi pare che questo è Coppola Giacomo. Aspetta. Di... Cioè, uomini d'onore erano Giacomo Coppola e Memiddu Coppola che morì, il fratello Domenico Coppola. Sì, sì, tutti e due dei Partenico, sbaglio dei Partenico. Lei ne ha parlato, sì. Della famiglia di Nene Geraci. E Corallo Giovanni? È sottocapo della famiglia di Palermo. Lei conosce? Sì. Corona Orazio? Soldato della famiglia di Palermo. Costantino Antonino, Nino Occhialino. Mio cugino, non è uomo d'onore, però ha trafficato in droga con me. Mi attengo al verbale scritto, però non è uomo d'onore. Cristaldi Salvatore e Cristaldi Venerando. Venerando credo che sia uomo d'onore. E Cristaldi Salvatore? No. Non lo è. Questo mi pare che ha detto proprio di sì, commerciava in droga, non è Cristaldi uomo d'onore. Cristaldi Salvatore, che era commerciava in droga?
Io neanche lo conosco per uomo d'onore. Non lo conosce pure per uomo d'onore. L'ho detto, Presidente. Sì. Sono gente che ho conosciuto in carcere, questa. Sì. Croce Domenico. C'è Domenico, Alfredo e... Giorgio. E Giorgio. Uomo d'onore è il più grande dei fratelli. Quello che è officina di camion. Domenico. Credo che sia Domenico. Domenico. Sì. Mentre Alfredo e gli altri non sono uomo d'onore. È stato un danno re Cucuzza. E Cucuzza Salvatore? Uomo d'onore del borgo. Per un periodo è stato reggente. Reggente al borgo. Lei lo conosce, Cucuzza Salvatore? Cucuzza Salvatore, lei ne ha anche parlato nella sua dichiarazione, e per quanto riguarda Cucuzza Salvatore si riporta a quella dichiarazione. Sì, perfettamente. Cusimano Giovanni? No, non è uomo d'onore. Era una persona vicina a Saro Riccobono, così, ma non era uomo d'onore. E io parlo di Cusimano Giovanni, che potrebbe essere... Quello che faceva il piantone, che è stato anche con Antonino Pepetone. E non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Cusimano Dainotti Giuseppe. Non è uomo d'onore, è il cognato di Lopresti, di Salvatore Dainotti Lopresti. Giuseppe. Cognato di Salvatore Lopresti. E non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. D'Amico Baldassare. Baldassare D'Amico. Baldassare D'Amico. Vabbè, comunque ha una posizione. Per il momento non mi... D'Angelo Giuseppe. Sì, non so da... Giuseppe D'Angelo. È uomo d'onore. D'Angelo... Di Corso dei Mille. D'Angelo Mario. No, il meccanico. E non è uomo, non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. D'Angelo Salvatore, D'Angelo Salvatore di Giuseppe. No, non lo conosco, non mi dice niente. No. Ha conosciuto un certo Dattilo Sebastiano? Sebastiano Dattilo, ma che era il capitano di nave? Sì, capito. No, non c'ho... Davì Salvatore? Uomo d'onore, sì, di Partana Mondello. E lei lo ha menzionato. Adesso sono aggregate a Giuseppe Giacomo Gambino. Non ha niente a che vedere con questo processo. Se che mi può interessare. Che significa non ha niente da vedere in questo processo? Cioè, perché è una fase. Perché questo processo credo che vada dal 76. Lei si riferisce al dal fatto, 77 all'85, credo. Lei si riferisce 84. ai fatti successivi. Ai fatti successivi. Io le posso dire che è un uomo d'onore della famiglia di Partana Mondello. Va bene, questo Deliz è inutile che ci andiamo a chiedere a lui. De Simone Antonino ne abbiamo non parlato, a lei ha già detto che... Non è uomo d'onore, ma mi riallaccio all'interrogatorio. Sì. Di Caccamo Benedetto, va bene, questo... No, non è uomo d'onore. Di Carlo Andrea, di Carlo sì. Giulio... Tutti e tre fratelli, cioè Franco è stato estromesso... Vabbè, di Carlo Andrea, di Carlo... lei li conosce? Sì, di Carlo Andrea, rappresentante di Altofonte, e di Carlo Giulio, fratello e uomo d'onore della famiglia. Di Fede Francesco? Sì, uomo d'onore, padre e figlio. Di Fede Francesco di Lorenzo? Lorenzo di Francesco. Sì. E di Fresco Onofrio di Marcello? Non è uomo d'onore. Ma lei lo conosce? Sì, personalmente. Quando io rispondo, Presidente, rispondo sulla precisione sia di conoscenza sia di... Di Gaetano Giovanni? Di Gaetano sarebbe padre nero, il parente di mia madre, sì. Uomo d'onore... E di Giacomo Giovanni? Di Brancaccio, di Gaetano. Diciamo di Giacomo Giovanni di Gaetano. Sì. Ah, un momento. No. Di Gaetano. Di Gaetano Giovanni, Giovanni fu Vincenzo. Quello dello è implicato nell'omicidio. Uomo d'onore di Brancaccio. E di Giacomo Giovanni di Gaetano. Uomo d'onore di Portanuova. Di Giuseppe Pietro. Pietro di Giuseppe. Non dice niente. Non mi ricordo se sì, non mi ricordo, è del Corso dei Mille questo, credo. Di Gregorio Francesco non di Gaetano? Di Gregorio? Francesco di Gaetano. No, è fratello di quel Stefano che è morto per causa naturale, che era uomo d'onore della nostra famiglia. Non è uomo d'onore. E di Gregorio Gaetano fu Stefano?
Cioè il padre. Il padre, ma è un vecchio anziano uomo d'onore, sì, della nostra famiglia. Molto, sì, anziano. Sì, un vecchio uomo d'onore della nostra famiglia. Di Gregorio Salvatore, questo. Della nostra famiglia, intendo dire Santa Maria di Gesù. Santa Maria di Gesù. Di Gregorio Salvatore, nato a Catania. Di Gregorio Salvatore, nato a Catania. Non mi dice niente. Niente. Di Leo Vincenzo. No. Di Marco Salvatore. No. Cioè, no, nel senso che non sono uomini d'onore, perché li conosco così. Non è uomo d'onore? No. Di Pace Giovanni? Il banchiere. Cioè, Pino Pace, non è uomo d'onore, impiegato di banca. Di Pace Giuseppe, quello che lei dice. Ah. Pino. Di Pace Giovanni. Cioè, chi sarebbe? Di Pace Giovanni. Di Pace Giovanni di Luigi, residente in via Montebello, con interessi anche a Vittoria. Di Pace Giovanni. No, no, non per il momento nulla. Non mi dice niente. Di Pace Giuseppe, quello il banchiere, non è uomo d'onore. Comunque si prestava. Di Pasquale Giovanni. Sì, della nostra famiglia. Che forse Santa, ha, Santa Maria Gesù. Forse è detto ubbido. Sì, certamente. E questo di Pasquale Giovanni? Uomo d'onore di Santa Maria di Gesù. Di Salvo Nicola. Di Salvo Nicola. Non è uomo d'onore. Molto vicino a Pietro Vernengo, ma non è uomo d'onore. Ma traffici di droga? La raffineria di Via Messina Marina. No, io lo chiedo in modo che si ascolti, si senta la risposta. Di Trapani Diego? Il cognato di Ciccio Madonia. E lei lo conosce? Uomo d'onore, sì, di risultato. E di Trapani Giovan Battista? Giovan Battista di Trapani. E fu Salvatore. E siamo sui 55 anni. Ma è ancora vivo, scusa. Di Trapani, lei parla di un di Trapani Giovanni. Io parlo di Trapani Giovanni? Sì, qua si parla di Trapani Giovanni, c'è una menzione. Ah, ma quello non c'entra niente. Quello è un uomo d'onore della nostra famiglia, di una nuova generazione, non c'entra niente. Va bene. C'entra niente. E durante. No, durante Samuele niente. Giovan Battista non ne parla. Sì, no. Cioè non ha niente a che vedere con questo processo. Con quello che. Enea Antonio. Sì, uomo d'onore Tony Nenè. Tony lei Nenè. Lo conosce, sì, questo personalmente. Enea Antonio. Enna Vittorio. Quello impiegato al manicomio. E lei conosce questo? Sì, lo conosco, ma non è uomo d'onore, è un infermiere del manicomio. Faia Salvatore, il cui nome no, più volte abbiamo. Ladruncolo. Lei dice un ladruncolo. Un ladruncolo. Faldetta Luigi. No, non è uomo d'onore, è un costruttore succube di Pippo Colò. Faraone Nicola. Nicola Faraone. Cioè il nome mi dice qualcosa, ma per il momento non. Non ricorda nulla. Fascella Antonino. Non è uomo d'onore. Gli altri due invece sì, Pietro e Francesco. Pietro e Francesco sono. Sì. E i quali lei della famiglia di Santa Maria Gesù. Sì, nelle sue dichiarazioni. Favuzza Giovanni. Favuzza Giovanni? Come? Favuzza Giovanni. Favuzza. Non l'ha presente. Non, per il momento non. E Fazio Ignazio? No, non è un modo d'onore. Sono padre e figlio. Imputato. Fazio Salvatore. No. Fazio. Questo era anche il padre, poveraccio, era succube di Filippo Marchese. Lei parla di Fazio Salvatore, sì, in questo caso. Sì, sì. Succube di Filippo Marchese. Sì. Federico Domenico. No, non è un modo d'onore. Ma era in società con Vannuzzo Preste, Filippo, Giuseppe Greco e altri nella costruzione. Ma non è un modo d'onore. Federico Giuseppe, cioè il paralitico, è uno che il fratello, sì, Federico Giuseppe, no, non è un Girolamo, è paralitico, non è un uomo d'onore. Questo individuo che è di Catania, Ferrera Antonino e poi Ferrera Francesco,
di Salvatore, pure i catanesi. Io conosco solo a Pippo, o Cavarduzzo diciamo, Pippo Ferrera. Solo Pippo Ferrera. Anche se ho conosciuto a Nino Ferrera, non mi ricordo se sia uomo d'onore. E Ficarra Giuseppe l'ha conosciuto? Ho conosciuto Ficarra Giuseppe. Ho conosciuto Fefiddo, Filippo Ficarra, che Filippo. Credo che siano parenti, è scomparso. Uomo d'onore. Questo Penuzzo Ficarra non mi ricordo se sia uomo d'onore. Sì. Dunque, fidanzati Antonio. Non è uomo d'onore. È Stefano e Gaetano, gli uomini d'onore. Cioè, chi sono gli uomini d'onore di Stefano Carelli? E Gaetano. Stefano e Gaetano. Sì. E fidanzati Giuseppe e fidanzati Antonio non lo sono. Non lo sono. Lei li conosce? Sì, li conosco tutti e quattro. Li conosce tutti e quattro. E oltre quello che lei mi sta dicendo non mi può dire altro, cioè come fatto di sono traffici. Sono della famiglia di Pippo Bono. I traffici non ho avuto particolare di interesse a informarmi. Filippone Gaetano. Siamo Gaetano Filippone, ma è ancora vivo. Filippone Gaetano Umberto fu Salvatore. Nato. Il figlio è parente del vecchio Gaetano Filippone. Non credo che non è uomo d'onore. Finazzo forse una volta lo era, è stato messo fuori famiglia, ma da tantissimi anni. Da tanti anni. E Finazzo Emanuele? Ma Finazzo non è morto, quello che è stato ucciso al carcere di Favignana. Finazzo Emanuele di Giuseppe. Un altro Finazzo. No. Non mi ricordo. Fiorenza Vincenzo. Fiorenza Vincenzo. No. Gaeta Giuseppe. Sì, rappresentante di Termini Merese. Termini Merese? Sì. Lei lo conosce, sì, questo Gaeta Giuseppe? Gambino Giacomo Giuseppe Utignuso, mi sembra sì. Che... Sì, sì, lo conosco perfettamente. Che ce ne sono... Lei ha parlato... Ne ha parlato... Nelle sue... Dichiarazioni. Sì, confermo tutto quello che ho detto lì. Sì. Gammino Gioacchino, non Gambino, ma Gammino, con le due M. Gammino? Sì. Non mi dice niente. Non le dice niente. Gariffo Carmelo, ma questo... No, questo non... è il nipote di Bino Provenzano, non è un uomo d'onore. Gelardi Mario. Gelardi. Geraci Antonino. Nenè, quello del 12, sì, nene, del 17. Del 17, sì. Insomma, 70 e qualche anno. Appunto, dove siamo stati aggregati noi a Partenico, il rappresentante del capomandamento di Partenico. Sì, e lei infatti si richiama Giacalone Filippo. È scomparso, uomo d'onore, rappresentante di San Lorenzo, prima di Giuseppe Giacomo Gambino. Quando è che sarebbe scomparso? Quando sarebbe scomparso? Ma verso il 78, 79. Sì. Dei Grado, di cui abbiamo sì. Anche parlato nel corso. Grado Gaetano, sì. Grado Giacomo, Grado Salvatore e Grado Vincenzo. No, quello che riguarda questo processo è Grado Gaetano solo è uomo d'onore, Grado Vincenzo e Grado l'altro fratello, come si chiama? Grado Salvatore. Grado Salvatore. Ci sono dichiarazioni che non riguardano questo processo. E Grado cioè, Giacomo? Qua imputato come associazione, non lo so. Sì, Grado, dunque io dico... Grado Gaetano e anche Salvatore. Grado Salvatore sì, anche il suo uomo d'onore. Grado Vincenzo. Mentre Giacomo Enzo Grado no. Giacomo. Enzo e Giacomo invece non lo sono. Enzo e Giacomo non sono uomini d'onore. Mentre Gaetano e Salvatore sì. Sono uomini d'onore.
Graviano Benedetto? Sì, tutte e tre fratelli sono uomo d'onore. Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, che lei conosce? Sì, personalmente. Personalmente. Greco Francesco? Greco Francesco, fratello di Michele? Eh già. L'ho conosciuto qualche volta, non so se sono in grado di riconoscerlo, però è un modo d'onore. Ostetico. Dovrebbe essere. Il greco Michele, lei ha greco parlato... Michele e greco Salvatore. Nelle sue dichiarazioni... E quindi si riporta alle dichiarazioni rese. Sì, sì. Sì, no, perché ho voluto accostare per la paternità. Greco Michele fu Giuseppe, greco Francesco fu Giuseppe. Greco Giuseppe di Michele, il figlio di Michele De Greco. Lei lo ha conosciuto? Sì. È quello che si occupava di cinema? Se io... È un modo d'onore. Ha avuto questo piacere, suo padre, farlo con Milano. E il greco... È una femminuccia. Greco Giuseppe di Salvatore? Sì, anche io ho un modo d'onore. E greco Salvatore sarebbe il senatore. Il senatore. Un onore. E greco Giovanni fu Salvatore. Greco Giovanni sarebbe Giovannello. Sì, un onore. Sempre lei l'ha conosciuto greco Giovannello. Sì, sempre dice appunto. L'altro greco Giuseppe, ecco, quello nato nel 52, Scarpa, ne abbiamo parlato diffusamente. Appunto. E lei ha detto che al 100%. Appunto. Sì. Poi c'è greco Ignazio fu Vincenzo. Dovrebbe essere il vecchio, quell'anziano. Sì, insomma, diciamo qualche anno più di me, va bene. Sì. Ma... mi scusi, non è che anziano. No, e io per niente, perché mi avvio quella idea. Dunque, diciamo 66, 67... Non ci ho avuto confidenza particolare, Presidente. Non ho avuto confidenza... Greco Leonardo? Sì. Lei, Greco Leonardo? Lo conosco benissimo, sì, uomo d'onore di Bagheria. Ha fatto cenno... Sì, sì, nelle sue dichiarazioni e se ne è occupato anche a proposito del traffico di droga. Sì, sì. Guttadauro Giuseppe... Cioè sarebbe il dottor Guttadauro, è consigliere della famiglia di Roccelli. Consigliere della famiglia, lei lo conosce? Sì. Ierna Michele. Michele Ierna. Ierna, però Catania questo qua. No, non... Niente. Allora Ierna Salvatore, la stessa cosa. Ignoto Francesco. È un analista. Un medico comunque. No, non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. E Inchiappa Giovan Battista? Non è uomo d'onore. È stato fermato per una circostanza insieme a Spadaro e a Marchese, ma non è uomo d'onore. Ingrassia Ignazio? Sì, uomo d'onore di Ciaculle, perché in quel periodo era sciolta la famiglia di Costo De Mille, è stato combinato e aggregato alla famiglia di Michele Greco. E insigne, adesso è latetante negli Stati Uniti. Faccio 120 manco vale. L'Abruzzo Mario. No, non è uomo d'onore. Lo conosce? Sì, perfettamente. La Mantia. Quando io rispondo no. La Mantia Gaspare. Gaspare. La Mantia. Sì. Non le dice nulla il nome. La Mattia Gaspare fu Matteo e la Mattia Matteo di Gaspare, padre e figlio. Per il momento non mi dice niente. La Mantia Salvatore, non mi ricordo Benedetto, bene, il cognome non le dice nulla. La Molinara Guerino. Così su due piedi, Presidente, uno può dire quello che, di cui è certo. La Molinara Guerino. Non mi dice niente. Non lo conosce. Questo qua è... La Rosa Angelo, manco vado la pena. La Rosa Antonino. Sì. Lo conosce? La Rosa Antonino.
Di Vincenzo, di Ciaculli. Sì, sì. Addirittura è stato fatto capodicina da Pino Greco Sca. Questo è Rosa Antonino. Sì. Lei lo conosce, la Rosa sì. Antonino? Sì. Sì, sì. Sì, del 57. La Rosa Giovanni. La Rosa Giovanni fu Emanuele. Aspetta un momento, Presidente. La Rosa Antonino. La Rosa Antonino è Io non vorrei, fare, non vorrei fare confusione. E lei ritorna... Io conosco la Rosa che è stata detenuta e che ci ha fatto il piantone anche a Luciano Ligio. Con gli occhiali, che ha avuto gli arresti domiciliari. E io potrei confondere col nome, adesso non mi vorrei... E allora lei si può riferire alla Rosa Giovanni? Alla Rosa Giovanni, ecco. Sì. Non vorrei, che, non che voglio fare diciamo... confusione. È sull'ordine dei 50 anni. Sì, signora, con gli occhiali, sì. E sì, questo sì. Lei che cosa dice? Questo dicevo che è capodicina di Ciaculli. È stato allora, fatto da Scarpa, capodicina. Non la Rosa Antonino, quindi. La Rosa Antonino a chi si riferisce? La Rosa Antonino. Quello che è stato fermato con una... Di Ciaculli. No, non è uomo d'onore. Non è, non è uomo d'onore. Siccome ci sono diversi la Rosa, ecco perché faccio confusione. Va bene. Non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. Comunque, non è uomo d'onore. Lauricella Calogero, l'ha conosciuto lei? Calogero, Lauricella. Sì. Sì, il nome mi dice qualcosa, ma per il momento no. E la Vardera Pietro? Sì, un coniglio, è un uomo d'onore. I Leggio, quelli che andarono a medicina in Emilia, lei li ha conosciuti? Io l'ho conosciuto in questa frangente di processo qua. Comunque, Penuzzo, quello che è stato, diciamo, soppresso con la lumbara bianca, era un uomo d'onore e, gli altri? E per un periodo è stato anche supervisore della reggenza a Bagheria. E gli altri? Gli altri credo che per il passato gli fosse, ecco, non so distinguere, che c'era Francesco, c'era sì. Poi Luciano. Luciano e Leo Luca, credo Leo Luca, dovrei vederle per ricordarmi il nome, Presidente, ma quello che era imparentato con Salvatore Muncelebis, Salvatore Rizzuto. E questo lei dice era uomo d'onore. Uomo sì. D'onore. E Luciano Leggio lei lo ha conosciuto? Sì. Beh, è superfluo. Leggio, beh, Leggio Salvatore è un altro di quelli di medicina e lei ne ha parlato poc'anzi. Licciardello Giuseppe, niente, questo non. Danna per il capo e 7. Cervello Giuseppe, niente. Lipari Giovanni, di cui lei credo che abbia fatto. Cioè, Otignoso. Sì, Lipari Giovanni, della famiglia di Portanuova, sì. Va bene. Lipari Giuseppe, che lei chiama Pino nelle sue. Sì, della famiglia dei Partinini. Il geometra, l'ingegnere. Lipari Giuseppe sì. Di Arturo. Sì. Locascio. Gaspare. Locascio Gaspare, aspetta un momento. C'è Locascio Gaspare e Locascio Giovanni. Cioè, Locascio ci sono Giovanni. Due, ci sono due Locascio. Locascio Gaspare. Giovanni è uomo d'onore di Brancaccio, mentre Locascio Gaspare non è uomo d'onore. Sono due i Locascio sì, Gaspare. Sì, li conosco perfettamente tutti e due. Uno più anziano e uno sì. Più giovane, e non nessuno dei due. Sono due fratelli, Gaspare e Giovanni. Giovanni è uomo d'onore di Brancaccio. Gaspare non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. I figli di Giovanni non sono nessuno dei figli uomo d'onore. Va bene, e allora possiamo anche. Lo Iacono Andrea. Uomo d'onore. Lo Iacono Antonino. Uomo d'onore. Di questo dei mille. Tutti lo Iacono sono uomo d'onore. Lo Iacono Giovanni, lo Iacono Pietro. Sì. Lombardo Giovanni. No, Sebastiano è uomo d'onore. Lombardo Giovanni no. No. E Lomeo Costantino? Come? Lomeo Costantino. Non mi dice niente. Non le dice niente. Lopresti Salvatore? Sì, uomo d'onore di Portanuova. E Loverde Giovanni? Di Santa Maria di Gesù. E Lucchese Antonino? Non è uomo d'onore. Lucchese Giuseppe? Certamente, di Corso dei Mille. E di Ciaculli. E Lupo Faro Maria? Lupo? Lupo, è un giovane, relativamente giovane, parente di Badalamenti. Sì, per il momento non me... Non le dice nulla. Presidente, così diciamo al lampo, non posso riattivare i miei ricordi. Vabbè, io mi limito a dire quelli con certezza. Certo. Altri? Lupo Giuseppe.
non le dice nulla neppure. Madonia, non so di quale lupo parla. Lupo della stessa parentela, della stessa di dell'altro lupo. Per il momento non. Madonia Francesco? Ma parliamo di Ciccio Madonia, Francesco. Ciccio Madonia, Madonia, lei sì. Ne ha parlato. Certamente. Bene. Madonia Giuseppe. Madonia e... Giuseppe, Madonia Antonina e Madonia Salvino. Mentre Aldo, Salvatore... non lo conosco Aldo come uomo d'onore, anche se l'ho visto un paio di volte, ma non lo Vabbè, conosco. Vabbè, noi non ci interessa. Magliozzo Tommaso l'ha conosciuto? Magliozzo Tommaso è stato posto per un periodo fuori famiglia, se poi è rientrato non mi sono più informato, però era uomo d'onore, Tommaso e Masino, cioè Tommaso e Vittorio. E Vittorio. E Mangano Vittorio. Scusi Presidente, per Vittorio io mi riferivo che era stato messo un periodo fuori famiglia. Ma Tommaso Magliozzo invece... Vittorio. E invece sì. Tommaso... Tommaso invece è stato sempre un uomo d'onore a tutti gli altri. E Mangano Vittorio? Uomo d'onore anche egli di Porta Nuova. No, no, non ho problemi. Mangione Antonino. Mangano l'ha scritto. Mangione Antonino? No, credo che prima lei mi ha chiesto di Mangano. Di Mangano Vittorio. Ho detto sì. Sì. Uomo d'onore. E Mangione Antonino? Mangione. Sì. Mangione Antonino. No, non le divide. No. Maniscalco Salvatore. Sì, uomo d'onore. Mannino Angelo. Maniscalco Salvatore è quello che vende i mobili. Maniscalco mobili. Salvatore. Che era imparentato con Zaccherone. E questo qui? Sì, uomo d'onore di Costa dei Mille. E Mannino Angelo? Mannino Angelo. Angelo Mannino. Mannino Angelo non le dice nulla il nome. Sì, il nome mi dice, però non, non lo inquadra. Per il momento non lo inquadra. Dei Marchese abbiamo parlato, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese sì. Giuseppe. Ecco, ci sarebbe questo Marchese Mario, e ne abbiamo... Mariano Marchese, Mariano, è il rappresentante di Villagrazia. Abbiamo parlato, Marchese Rosario e Marchese Salvino. Sono un onore di Villagrazia. Villagrazia di Palermo. Villagrazia di Palermo. E Marchese Santo, Marchese Santo di Domenico. Questo è uno di... No. Sono un gruppo di Monreale. No, non mi dice niente però. Marchese Mario di Domenico e Marchese Santo di Domenico. Non mi dice, non niente. Dice niente questo. Non mi ricordo però. Marchese Vincenzo di Gregorio. Cioè il padre di Marchese Antonino e Marchese Giuseppe. Parla per lui. Ed è uomo d'onore di Costa dei Marino Mille. Francesco. Ma Marino Francesco è quello che è morto. Marino Francesco fu Michele. Cioè quello che è morto alla questura. No, non... No, di che parla? Marino chi? Marino è uno che può avere sui... No, per il momento io non so non quello Marino conosce. Comunque, così... Quello Marino Salvatore. Va bene. Che nome ha detto lei, Presidente? Marino Francesco. Ah, Marino Francesco, no. Sono io, senza il cognome di Mannoia. Marino Francesco proprio. Lei è Marino Mannoia. Aspetta un momento. Marino Francesco. Marino Francesco è stato eliminato con la lupara bianca, è stato soppresso dalla famiglia di Costa dei Mille. Ciccio Marino. Che cosa faceva? Lei sa. Sì, è imputato per rapine ed altre cose insieme alla chiamata. Sì, uno... sì. Ecco, Presidente, siccome siamo una. Io sto... lo possiamo fare bene. Possiamo. Marsalone Rocco. Nessuno dei due fratelli è uomo d'onore. Né Marsalone Rocco né Marsalone. Anzi, gli volevo lanciare un messaggio. Vabbè che loro l'hanno letto le mie dichiarazioni. In che senso lei voleva lanciare un no, messaggio? No, siccome se l'è messe vicino Pippo Calò, tipo per nel senso che poi quando era ricoverato all'ospedale Rocco, Ciccio Madonia gli è caduto il cucchiaio dalle mani, dalla bocca quando ha sentito l'uccisione del padre, come se tutto cadesse dalle nuvole, è stato mio fratello insieme all'Occhiesa ad ucciderlo. Non ho ancora ad affidarsi alla buona sorte degli uomini d'onore. Sì, ma dunque né Marsalone Rocco nessuno dei due è uomo d'onore.
Sono uomini d'onore. E per quanto riguarda, diciamo, implicazioni... E sa perché cosa l'hanno ucciso? Per un vecchio rancore che neanche era nato, il signor Lucchisetto. Perché questo padre di Massalone si è fatto quasi 30 anni, poveraccio, perché ha avuto imputato l'omicidio di un zio del Lucchisetto. E magari innocente era. E questa vendetta l'ha curata per 30 anni sul ragazzetto che poi è cresciuto, e a tutti questi Massalone dice che le doveva sterminare, come infatti il primo. Ma Massalone e Rocco... Comunque andiamo avanti, Presidente. Massalone e Rocco non sono Massalone cose che riguardano questo processo. Salvatore. Massalone e Rocco e Massalone Salvatore, che secondo quello che lei dice non sono uomini d'onore. Però Massalone è Giuseppe, che noi, io chiamo Giuseppe, però è il cognome di Salvatore. Però io lo chiamo Peppuccio. Vabbè, lei lo chiama Peppuccio, non sono uomini di onore. Ci sono fatti specifici di gioco. E questo lei che cosa sa di questo? Ma... Ha una vita che ha lavorato per conto di Giovanni Bontade, insieme a un altro chimico, per conto anche di Giovanni Bontade e Michele Greco. E Massalone e Rocco? Massalone e Rocco no. E Massalone Peppuccio? Ma io per loro parlo, Presidente. Io parlo perché se... Non del padre. Non del padre, di loro. Parliamo dei due fratelli. Dilo dei Rocco due fratelli. Non è né uomo d'onore, né ha trafficato mai, diciamo, come laboratorio nella chimica. Invece io parlo di quello che io chiamo Peppuccio, che sarebbe Salvatore. Sì, e questo invece? Questo sì. Peppuccio sì. Peppuccio sì. Rocco no. Rocco no. Rocco no. Per quel che è la mia conoscenza. E il... Ecco, questo è Francesco Giuseppe, dovrebbe essere quello di cui parlo io, Peppuccio. Comunque, li conosco benissimo, al 100%. Comunque, Massalone Rocco è fuori, lei dice, secondo quello che non lei... Non è uomo d'onore. Nessuno dei due è uomo d'onore. Massalone Rocco non traffica in droga. Quelle che sono le mie conoscenze, le sue conoscenze. Si limitano a Giuseppe, a Peppuccio, Massalone nella raffinazione dell'eroina. Va bene, Peppuccio, Massalone nella raffinazione di eroina. Martello Biagio. Biagio Martello, uomo d'onore, sì. Gino. E Martello Mario? Martello Mario pure, e Martello Ugo pure. E Martello Ugo pure, vabbè, se ne parla, e quindi insomma, Martello Biagio, Martello Mario e Martello Ugo. Massa. Mentre il quarto, il falegname, l'altro fratello non è uno. Non ci interessa. Matranga Gioacchino. 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 Gioacchino Matranga. Gioacchino Matranga. Cioè il nome mi dice. Cioè dovrebbe essere anziano. E Matranga Gioacchino, diciamo, relativamente. Cioè, non no. No, ma non le andiamo dice avanti, Presidente. Matranga Giovanni. No, non è uomo d'onore. Non è uomo, lei lo conosce? Sì, personalmente. Anni. E Maugeri Nicolò, questo è di Catania. Nicola Maugeri, sì, capodicina di Catania. Capo 160, Meli, questa è inutile, Messina Edoardo. Messina Edoardo? Edoardo, appunto, ecco che... Il discorso che avevo detto stamattina sul giornale, la trascrizione, mi riferivo appunto a Capodicina, Edoardo Messina. Si riporta a quello che ha detto. A quello che ho detto stamattina. Sì. Messina Pietro? Pietro Messina. Sì. Benite. Milano Nicolò. Sì, un riccio, Nicolò Riccio. Sì, lo conosce. Sì. È uomo d'onore lui, suo figlio Nunzio e suo figlio Salvatore, mentre l'altro figlio non è uomo d'onore. Tutte e tre sono di Porta Nuova. Che noi non abbiamo però, mi pare. Appunto, abbiamo questi. Minardo Giovanni. Minardo. Non mi dice niente. Mineo Settimo. Sì, uomo d'onore, di Pagliarello. Lo era anche suo fratello Totuccio. E dica un po', sì. Mistretta Filippo e Mistretta Rosario. Nessuno sono fratelli. Di due è uomo d'onore. Nessuno di due è uomo d'onore. E... conosce che si... Li conosco perfettamente a tutte e due. E conosce anche che trafficassero, vabbè, Filippo in droga? È stato sempre un lavoratore, un orefice artigiano, un onesto lavoratore. Rosario era intimo con Manuele D'Agostino, ma non è stato mai, non è uomo d'onore.
E aiutava anche il fratello nella bottega artigiana. E non si occupavano di traffico di droga? Che a mia conoscenza non lo so. Se poi si occupasse Rosario, non lo so. E lei perché limita Rosario? Perché di quello ho la certezza di Filippo, mille per mille di Filippo. Ha la certezza che non si occupava di... Rosario era un intimo amico mio, camminava con me e con Manuele D'Agostino, però con me non ha mai trafficato stupefacente. Se l'ho fatto con Manuele D'Agostino non lo so. Ecco perché io dico questo. Sì. Mondino Michele? Non è uomo d'onore. E Montalto Giuseppe? Sì, il figlio di Salvatore Montalto. Beh, Montalto Salvatore, sì. Ne abbiamo pure parlato e lei ne parla anche nella dichiarazione. Motisi Ignazio? Sì, Ignazio Motisi, per ora è figura come rappresentante di Pagliarello. Motisi Ignazio? Sì. Dovrebbe avere 50 cinquantina d'anni. E Murabito Concetto, catanese. No, catanese, non lo... Mutolo Gaspare. Sì, uomo d'onore, sì, di Partano. Lo conosce lei, Mutolo Gaspare? Sì, personalmente. E Mutolo Giovanni, il fratello. Non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. No. Nangano Giuseppe. Uomo d'onore, però è stato posto fuori famiglia per un periodo. Se è rientrato non lo so. Nania Filippo. Era uomo d'onore di Corso dei Mille. Di Corso dei Mille. Nania Filippo. Sottocapo di Partirino. Di Nenè Geraci. Napoli Stefano. No, non è uomo d'onore. Lo conosce? Sì, personalmente. E che attività fa? Compra merce rubata, pellicce, queste cose qua. Nicoletti Vincenzo. Non l'ha presente. Per il momento non me... Oliveri Giovanni. No, non è uomo d'onore. Lei lo conosce? È nipote di Tarino Tenerello. E lei lo conosce? Sì. E non è uomo d'onore? Non è uomo d'onore. Pace Giuseppe? Nessuno dei due fratelli è uomo d'onore. Né Pace... Né Pace né Stefano. Né Stefano né Vincenzo. Vincenzo credo che si chiami l'altro. Sì, Vincenzo e Stefano. Non sono uomini d'onore. Non sono uomini d'onore costoro. Pace Stefano e Pace Vincenzo. Pace Giuseppe di Salvatore, pure lui non lo è. Sono tre. Uno è Pace Giuseppe di Salvatore. Io ne conosco due fratelli. E chi conosce lei? Enzo e Stefano. E Vincenzo. Stefano e Vincenzo, che non sono uomini d'onore. Che non sono uomini d'onore. E Pace Giuseppe di Salvatore? E chi sarebbe? Non mi ricordo. Uno, non l'ha presente. Di uno La Rosa Giuseppe? Non l'ha presente. Me lo ripeta di nuovo, Presidente. Pace Giuseppe di Salvatore, è uno che potrebbe essere sull'ordine ora dei... diciamo 60 anni, 57, 58 anni, non l'ha presente. Al momento non mi ricordo, Presidente. Beh, allora qua c'è una ritorniamo di nome che... a precisare per essere conclusivamente più. Pace Stefano e Pace Vincenzo, fratelli, non sono uomini. Da escludere al 100%. Va bene. Sono lavoratore. Palazzolo Paolo, questo è uno di Cinisi. L'ha presente? Il nome mi dice qualcosa, ma io rispondo solo quando Solo Federio nella stessa condizione, perché mi sembra che siano parenti, fratelli probabilmente. Stefano. Sì. Vabbè, quel Patricola Stefano di cui parlavamo poc'anzi. Il figlio di Ciccio Patricola. Lei non è uomo d'onore. E lei lo ha conosciuto questo? Sì, l'ho conosciuto tanto tempo fa, aveva una carrozzeria. E non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore. E il padre, sì. Quello è Pedone Michelangelo. Come? Pedone. Sì, uomo d'onore. Michelangelo. Uomo d'onore di Partano. Michele Pedone. Sì. E lei ne fa un riferimento. Sì. Perina Giovanni. Come? Perina Giovanni, questo è uno di fuori, non lo... No, Presidente, non... Pilo Giovanni? Pilo. Pilo, Giovanni Pilo. Cioè il cognato di Giuseppe Giovanni. Costruttore.
Presidente, io non so dire bugie. Quasi certamente è un uomo d'onore, ma non me lo ricordo in questo momento. Non lo può dire con certezza. Io non so dire... E Pipitone Angelo Antonino? Sì, certamente. Che lei ha conosciuto, sì. Del resto? Sì, sì. E del resto... E anche un suo fratello. Ecco, sarebbe Pipitone... Giovan Battista. Sì. E Pipitone... Parliamo Vincenzo. Di Villa Grazia di Carine, sì. Non di quella di Palermo. Signori avvocati. Non ci sono altre domande?